Un anno di pandemia ha messo a dura prova l'economia nazionale. Fra le attività produttive più colpite ci sono le strutture alberghiere. Con spostamenti e viaggi vietati a singhiozzo, eventi e cerimonie fermi, le perdite sono state incalcolabili. Adelaide Palomba, presidente dei Federalberghi Costa del Vesuvio, spiega le criticità del settore e le possibili soluzioni in vista delle riaperture. Abbiamo perso almeno l'80% fra fatturato, numeri di presenze. Il problema vero è che al momento i numeri stanno su questo, diciamo, anche nelle previsioni stanno su queste perdite, perché se non si capisce quando e come poter ripartire, la difficoltà è appunto questa, confrontarsi con dei numeri già negativi in partenza. Ricordiamo che tra l'altro siamo in un periodo che era particolarmente florido per il turismo in Campania, soprattutto i mesi di marzo-aprile, poi maggio, anche per quanto riguarda il settore wedding. Il settore wedding in questo momento è un settore completamente fermo, continuano ad arrivare disdette, quindi siamo fermi da 14 mesi, ma non solo, perché siamo fermi più o meno da ottobre del 2019 e non si sa quando ripartirà. Quelli di giugno hanno paura, quelli di luglio hanno paura, sono tutti quanti, naturalmente quelli, intendo gli sposi o comunque, diciamo, gli organizzatori degli eventi, stanno rimandando tutti all'anno prossimo. Noi cerchiamo di mantenere la calma, ma è difficile. È difficile poter mediare fra le richieste del cliente, le nostre esigenze di imprenditori e garantire, diciamo, anche l'occupazione ai nostri dipendenti. In questo momento vivono momenti molto forse più difficili noi imprenditori. Si inizia a parlare di ripartenza, soprattutto per quanto riguarda i mesi estivi. Come potrebbe avvenire? Ovviamente in sicurezza. In sicurezza noi ci eravamo organizzati anche l'anno scorso e i dati sono chiari. Nelle nostre strutture, negli alberghi, nei ristoranti, anche nelle aziende che fanno wedding, e qui nella zona sono grossi numeri. Non ci sono stati contagi, quindi, diciamo, se ci danno delle regole da seguire, noi le rispettiamo, le vogliamo rispettare. Al momento però non si sa se queste regole saranno le stesse dell'anno scorso, quindi in realtà anche la ripartenza, si parla di date, ma se non ci danno prima delle linee da seguire, anche una data di ripartenza a noi in questo momento serve poco. Quanto la campagna vaccinale può influire su questo futuro? Tantissimo. Tantissimo, perché se immaginiamo, diciamo, di ricevere persone e di dargli la tranquillità anche già solo da una campagna di comunicazione che noi riceviamo in sicurezza, perché tutto il settore turismo in Campania è vaccinato, è un passo probabilmente molto molto importante. Quattro ore del Greco già si sta parlando anche con l'ASCOM di avere un hub per poter vaccinare tutte le persone, diciamo, come tutto fra virgolette, il popolo delle attività produttive. Ora, come sta dicendo il governatore De Luca, dobbiamo iniziare a pensare anche ai settori produttivi, perché sennò è la fine, siamo fermi da troppo tempo e necessitiamo, diciamo, di certezze. La certezza in questo momento è solo il vaccino.